La penultima giornata del girone d'andata del raggruppamento F in Serie D non fa altro che consolidare i rapporti di forza in vetta in coda alla classifica. Fatto salvo l'impegno del Pineto colmatese rinviato, tutti i match disputati e che hanno visto il Campobasso imporsi, seppur di misura, a Fiuggi con la doppietta di Cogliati, ma con la pronta risposta di Notaresco e Castelnuovo che si impongono in trasferta. I rossoblù di Epifani vincono lo scontro tutto abruzzese del Fadini contro un Giulianova che tra le mura amiche ha conquistato solamente un punto. Il rimpallo sfortunato su Calzetta del traversone di Frulla spiana la strada agli ospiti che raddoppiano con il tap-in di Banegas sempre nel primo tempo. Giallorossi sempre più in difficoltà e che restano al penultimo posto a quota 6 punti, dietro solo la coppia agnonese Atletico Porto Sant'Elpidio. Sapevo anch'io quando sono arrivato che la cosa non è semplice, il momento è difficile, è una situazione dalla quale dobbiamo piano piano venirne fuori. Continuiamo purtroppo a perdere in casa, per me è solo la seconda, per cui io sono fresco, nel senso che non ci sto. Il treno promozione ci interessa poco, interessa fare più punti possibili da qui alla fine del girone d'andata, perché credo che il campionato è ancora lunghissimo. Ma è lunghissimo perché dobbiamo ancora recuperare due partite noi, quindi può succedere di tutto. E adesso non guardo la classifica, l'ho detto anche mercoledì, in questo momento bisogna fare più punti possibili, bisogna trovare più continuità possibile e poi al girone di ritorno vediamo a che punto siamo e vediamo la classifica. Incredibile invece quello che accade al Gudini di Rieti, dove il Castelnuovo, dopo la prova opaca di mercoledì, vince 3-4 contro i padroni di casa. Vantaggio reatino con Galvagno, pari quasi immediato dei neroverdi con la punizione beffarda di Loviso, che poi dal dischetto ferma il sorpasso degli ospiti. I laziali tornano in partita con la battuta sotto misura di Scognamiglio, ma si vedono sorpassare di nuovo al 37esimo dalla rete di Fagioli. Nella ripresa l'errore di Brega si spiana la strada a Bari per il 3-3, prima della conclusione capolavoro di Foglia che impone il 3-4. Nei minuti di recupero intervento in ritardo di Scognamiglio che porta il secondo rigore per il Castelnuovo. Sul dischetto di Ruocco però si fa ipnotizzare da Scaramuzzino. Castelnuovo che sale a quota 30 punti, Notaresco a 28, ma con due match da recuperare, esattamente come il Campobasso che di punti ne ha 33. Sono scesi in campo con una cattiveria disumana, nonostante no, siamo andati sotto, nonostante l'infortunio di Lorenzo, Bregasi, così, però la squadra era convinta di poter vincere questa partita e ha fatto di tutto per vincerla. Quindi devo fare veramente complimenti a questi ragazzi perché oggi hanno dimostrato di valere questo campionato e adesso bisogna continuare su questa strada perché domenica abbiamo un'altra partita sulla carta come quella di mercoledì scorso e dobbiamo rispondere in maniera diversa. Continua la marcia della Vastese che seppur a fatica regola nel finale l'Atletico Porto Sant'Elpidio grazie al rigore trasformato da Martiniello. Penalti accordato per un fallo di mano di Bordi molto contestato dai padroni di casa. Con questi tre punti gli aragonesi salgono a 21 punti e passano nella parte sinistra della graduatoria. Dobbiamo non fasciarci la testa ma pensare sempre a quello che facciamo e poi pensare a quello dopo. Non possiamo fare voli pindarici anche perché se io avessi visto il calendario quando sono arrivato, forse non avrei accettato, perché avrei visto che su otto partite con oggi, giocavo con le prime cinque e giocavo poi all'ultima giornata che è questa, di questa serie, l'ultima giornata di questo filotto di partite, giocavamo con l'ultima in classifica. Quindi noi dobbiamo badare non a quello che è il successivo, a quello che è l'oggi. Mercoledì si torna in campo per una serie di recuperi che vedranno protagoniste le squadre che ieri si sono affrontate al Fadini. Il Giulianova fa infatti visita al Monte Giorgio, mentre il Notaresco riceve la visita del Castelfidardo. In totale sono 5 i match perché si recuperano anche Recanatese Fiuggi, Tolentino Limpiagnonese e Vasto Girardi Matese.